Un secco no al centro di raccolta rifiuti a quartiere CEP di Foggia, precisamente in Viale Kennedy, vicino ad un noto e frequentato parco giochi e soprattutto vicino ad un distributore di carburante e abitazioni civili. Stamani i cittadini riuniti in assemblea e i candidati sindaci si sono ritrovati davanti alla sede del parco giochi per protestare contro un progetto deliberato nel 2017. Esattamente, io sono un cittadino che sono candidato sindaco, poi diventerò sindaco e sicuramente avrò tutti i poteri per poter prendere una decisione. Ad oggi possiamo solamente chiedere al commissario di bloccare questi lavori perché secondo me un processo di ascolto nei confronti della cittadinanza non è stato fatto, perché qui bastava fare un sopralluogo e rendersi conto che ci sono delle cisterne che proprio sono sulla linea di confine, cisterne di carburante, quindi materiali altamente esplosivi che sono proprio a ridosso della linea di confine. Qui abbiamo un parco giochi, abbiamo anche il campo, gli impianti sportivi, quindi anche diciamo prodotti maleodoranti, odoranti, renderebbero la qualità della vita in questa zona della città veramente insostenibile. E allora non è che possiamo attendere che la procura apra un'inchiesta e poi chiami a rispondere tutti i soggetti preposti. Questi lavori vanno bloccati subito e vanno ascoltate le popolazioni e trovate delle soluzioni alternative. È chiaro che ci muoviamo in un contesto molto difficile perché le delibere che originano questo tipo di intervento risalgono addirittura al 2017, quindi il ritorno sul punto, bisogna bloccare i lavori e ragionare con le popolazioni locali, però a maggior ragione che ci sono nelle strette vicinanze dei siti che si prestano meglio ad un intervento di questo tipo. Grazie.